Ragazzi, sedetevi comodi, mettetevi comodi, perché questo sarà il mio rientro in campo. Buongiorno amici, oggi parte l'esperienza. Venite con me. Arrivati in aeroporto. Ok ragazzi, siamo ufficialmente arrivati a Londra, siamo appena atterrati e adesso che inizia la nostra avventura. Let's go! Avanti! Siete venuti a vedere la mia stanza? Occhio, occhio, che è già finito qui. Ok signori, io ne ho viste di stanze, ma questa le batte tutte. Questa è la stanza più minimal che io abbia mai visto. Cioè, guardate, è tutto qui. In realtà è fatto bene, perché la stanza secondo me è una bellissima e signor stanza. Però c'è un problema, che è tutto qua. Adesso andiamo a fare un bel giretto per Londra e poi domani inizieranno le attività con PlayStation. Quindi non perdetevi neanche un secondo di questo video e non vedo l'ora di iniziare con le attività qui a Londra con PlayStation. Let's go! Anche a Londra riso col pollo. Anche a Londra riso col pollo, insomma. Anche a Londra riso col pollo. Non ce la faccio stare senza riso col pollo, è più forte di me. Signori, buongiorno, secondo giorno in quel di Londra, dopo che ieri siamo arrivati, stiamo andando alla PlayStation House, dopo che l'anno scorso siamo stati ed abbiamo incontrato due leggende d'eccezione, una del Real Madrid, ovvero Gareth Bale, e l'altra del Milan, Riccardo Kakà. Chissà chi di queste stelle del calcio in generale oggi andremo ad incrociare. Siamo arrivati, Sam. Siamo quasi arrivati, forse, però secondo me dovrebbe essere qui. Ci siamo. Niente, signore, così. Fabregas. Zero. Dai. Wow. Signori, siamo appena usciti dalla PlayStation House, come sempre bellissima, bellissima, perché abbiamo fatto tantissimi contenuti all'interno. Abbiamo incontrato un altro calciatore che l'anno scorso non c'era nella finale a Istanbul, come avete potuto vedere nel video appunto che è uscito nei Peerless. Lo abbiamo anche sfidato e ha fatto alcune challenge molto molto carine che sono uscite anche sulle altre mie piattaforme social. E adesso andiamo in hotel a riposarci, perché stasera andremo alla festa ufficiale di PlayStation e poi domani ci sarà la finale finalmente di Champions League. E il giorno dopo, l'attesissimo momento, il mio ritorno in campo dopo 6 mesi di infortunio. Ritornare su un campo del genere sarà sicuramente una grandissima emozione e esperienza. Detto ciò, andiamoci a preparare, perché stasera sarà tempo di festa prefinale. Allora, oggi è il giorno della finale, oggi vedremo il Real Madrid alzare la coppa finalmente. Pronostico così, Real Madrid? Veloce, dai, ma ragazzi, possiamo andare a vedere la finale con Real Madrid che perde? Il grande Real Madrid con Jude Bellingham, Vinicius e Valverde e Rodrigo? Dai. Signori, siamo all'interno dello stadio che conta, Wembley, siamo arrivati, finale di Champions League. È bellissimo, e pensare che domani giocheremo qua mi fa venire i brividi, ragazzi, cioè domani saremo in campo, è assurdo come cosa, è veramente assurdo. 1-0, gol di Dani Carvajal su calcio d'angolo, signori. E ora salteranno sicuramente gli schemi. 2-0 Real! 2-0 Real! Signori, mi sa che la finale è scritta. La finale è scritta per la 15ª. Tecnico Vecchio!
ovation per Toni Kroos che lascia il mondo del calcio. Momento storico per i centrocampisti che hanno fatto la storia. Grazie mille Tonino. Ora ti aspettiamo a fare TikTok, Toni. Il Real Madrid si aggiudica la Champions League. Eh beh, signore. Andando a Wembley. Signori, siamo scesi dal pulmino. Entrata da Champions League e davanti a me riesco a vedere direttamente l'entrata del campo. Stanno già andando, però io adesso voglio andare direttamente negli spogliatoi, perché voglio vedere come sono gli spogliatoi. Ciao. Signori, tu bene, signori, qua Mata, signori, no, non è vero, andiamo, forza Milan! Come stai, Ricky? Tutto bene? Tu bene. Io tipo Milan, sì. Sì. Sono un amico di Rafa Leao, io. Sì? Sì. Grande Rafa Leao! Mi sa che giochiamo assieme, eh? Giochiamo assieme? Sì, dai. Magari fai assist. Dai. Ciao. Ragazzi, follia. How are you, okay? I'm good, good. You? Very well, thank you. You ready? Yes, I'm ready. You sure? Yes. Okay, you got this. Wow! Wow, guardate qua, eccola, la 6 di Off Samuel. No ragazzi, l'F50, wow, guarda qua che robetta ragazzi, la 6, è il mio ritorno in campo, sto per entrare nello stadio della finale. Wow! No ragazzi, il campo è bellissimo. Wow ragazzi, cioè non potevo sognare un rientro migliore. Cioè il mio rientro in campo su un campo del genere, ragazzi. Cioè su un campo del genere. Wow. Sono emozionatissimo e felicissimo di tutto quello che sono riuscito a fare fino adesso, e se sono riuscito ad arrivare fino a qua è solo grazie a voi e al vostro supporto. Ragazzi, sedetevi comodi, mettetevi comodi, perché questo sarà il mio rientro in campo. Andiamo a cambiarci e poi andiamo direttamente sul campo della finale Champions League. Let's go. Siamo pronti ragazzi, siamo per entrare in campo. Stiamo entrando. E suona la carica. Siamo sul campo ufficiale della finale di Champions. Una partita. The Champions! Let's go! Prima è entrata sulle tibie fatte. Ricky! Ehi! 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 Sì! Again! Come on! Ehi! Mamma mia! Signori! Wow! Ah!
Va bene. Andiamo. Andiamo. Bravo. Bravo. Sì, sì. Ehi! Ehi, ehi! Ehi, ehi! Ehi, ancora! Ancora! Capri in mezzo! Bravi ragazzi! Assi di Gnabry! Gol mio! Che ritorno in campo! Ehi! Ehi, ehi! Ok, ok, ok! Ehi, ehi, ecco, ehi! Lascia, lascia! Ehi, again. Ciao ragazzi. Ciao. Trovi sostituita. Yes. Yes, yes. Mezzo, dietro. Dietro. Grazie. Bravissimo. Grazie, grazie Ricky. Super Real Madrid, my friend. It's so good. Thank you. Come. Hey, fine. How many? Four. Too easy for me. Andiamo! Oh, fai tutto tu, eh! Portiamo in alto l'Italia, funziona così, portiamo in alto l'Italia. Asse bolognese. Siamo distrutti, però ne va sulla pelle. Sei mesi di infortunio si sentono tutti. Dov'è quel mastino in difesa? Prima entrata, caviglia fissa. Bentornato, Samuel, bentornato. Ragazzuoli, è appena terminata la primissima partita. Prima ero proprio cotto, non riuscivo a respirare, adesso un minimo recuperato. Mamma mia, che esperienza, ma soprattutto che partita e che rientro. Come avete potuto vedere, sono riuscito a segnare 4 gol, ho rubato un rigore a Riccardo Kakà. Non me lo aspettavo, però me l'ero procurato io e volevo segnare anche per liberarmi un po' dopo 6 mesi, ragazzi. Non poteva che essere un esordio migliore di questo. Adesso andiamo a giocare la finale. Vediamo chi delle due che adesso si sfideranno vincerà. E poi andremo a giocarci questa finalissima. Signori, mi vado a riposare giusto un po' e mi godo questa semifinale. E poi ci vediamo direttamente nella finale. Ragazzi, nel frattempo che stiamo rifiatando, prima di rientrare per la finale, siamo rientrati negli spogliatoi per vedere un attimino con calma un po' il quadro della situazione. Perché siamo entrati dopo 10 minuti, no Gabri, eravamo già in campo. Quindi abbiamo fatto neanche in tempo a fare un giro di tutto lo stadio, che secondo me meriterebbe di fare un giro. Questo è lo spogliatoio del Real Madrid. Qua ci sono, come potete vedere, tutti i posti che secondo me sono stati segnati ieri: Camavinga, Rodrigo, Modric, Kroos. Qui si è seduto per l'ultima volta e ha dato il suo addio al calcio Tonino Kroos. Poi c'è Militao e c'è Courtois. Ah, signori, te nel posto di Carvalho. Io nel posto di Carvalho. MVP. MVP di ieri. Io nel posto di Carvalho. E infatti la prima partita MVP. No, ragazzi, è destino questo. E adesso andiamo verso lo spogliatoio del Borussia Dortmund.
Bello, 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 bellissimo anche questo. Però solo i numeri hanno. Hanno solo i numeri. E con su scritto i nomi Reus Adeyemi. Questo posto voglio. Questo è un po' lo spogliatoio del Borussia, è un po' uno specchio dell'altro spogliatoio. Niente ragazzi, questo era un po' il tour dello stadio, dei due spogliatoi di ieri della finale. Direi che abbiamo visto un po' tutto. Alla fine sono bene o male un po' come quelli dello scorso anno. Per chi si è perso il video, andate a vedere il video dell'esperienza a Istanbul. Adesso direi che possiamo ritornare verso il campo, perché tra pochissimo inizia la nostra finale. Allora, vamos a ganar la finale! Signori, è il nostro momento, è il momento della finale. L'anno scorso siamo andati tanto vicini così ad alzare la coppa, quest'anno deve essere nostro. Ora stanno uscendo e poi entreremo noi contro la squadra di David Silva, signori. David Silva, Kakà contro Silva. Vediamo chi dei due si aggiudicherà questa PlayStation Cup. Ci sono. No, come tutto su di me? No. Ragazzi, c'è Riccardo Kakà che dice puntiamo tutto su di te. Ragazzi, è incredibile. Mai me lo sarei aspettato, mai, di ricevere complimenti di Riccardo Kakà. Wow, adesso per lui devo portarli a casa questa finale. Solo per lui. Andiamo. Wembley, ci siamo. Content! E qui Samuel da arrivare a Kakà. Ragazzuoli, si è conclusa questa magnifica esperienza all'interno dello stadio della finale di Champions e si è concluso finalmente questa primissima volta per me, questo mio primissimo ritorno in campo dopo 6 mesi di infortunio. È stato veramente un piacere enorme. He is the best. It was so difficult to play against him. One of the nicest, one of the best content creators I've seen. He is the best. Ragazzi, complimenti non solo da tantissimi creator qua, ma ho avuto anche complimenti da Riccardo Kakà, che puntava su di me su quest'ultima partita che purtroppo non sono riuscito a brillare, forse complice anche del fatto che comunque sia la mia primissima partita e esperienza, e ovviamente da ora in poi, da oggi in poi, dovrò iniziare a macinare il più possibile per ritornare a cavalcare YouTube Italia, per ritornare in alto. E chi lo sa, se non sarà magari nella Kings League o nella YouTuber League o in tantissimi
tantissime leghe che verranno create da qua in avanti. È stato veramente un piacere giocare con Riccardo Kakà, Juan Mata, David Silva, un'esperienza più unica che rara. Ringrazio PlayStation per avermi dato questa opportunità e possibilità. Mi raccomando ragazzi, seguitemi, lasciate like, lasciate un commento, fatemi sapere come avete visto questo video. Mi raccomando, da Wembley è tutto, ci vediamo in un altro contenuto, in un altro video sempre fresco sul canale. Da Off Samuel è tutto, da Kakà è tutto, ciao ragazzi, let's go!